Allora, Barbara, iniziamo subito con l'oroscopo musicale dell'amica Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. A Milano nel 1911 nasceva Nino Rota. La carriera da compositore inizia a soli 11 anni, mentre a 15 anni compone la sua prima vera e propria opera teatrale, intitolata Il Principe Porcaro. Negli anni dal 1924 al 1926 segue le lezioni di composizione all'Accademia di Santa Cecilia con il maestro Alfredo Casella, punto di riferimento per la musica contemporanea. La carriera di Nino Rota ha una svolta grazie all'appoggio di Arturo Toscanini, che gli permette di andare a studiare a Filadelfia dal 1931 al 1933. Grazie alla lezione americana si avvicina alla musica popolare e impara ad amare Gershwin, Cole Porter e tantissimi altri grandi. Di ritorno dagli Stati Uniti e con la nuova lezione musicale appresa, Rota accetta di comporre una sigla orecchiabile per un film dal titolo Treno Popolare. La colonna sonora però non ha alcun successo. Ricomincia ad appassionarsi alla composizione nel 1939, quando approda al Conservatorio di Bari, di cui 10 anni dopo diventa direttore. Negli anni 40 inizia il sodalizio con il regista Castellani. Il primo grande successo, appunto, è la colonna sonora di Zazà. Inizia così la sua lunga carriera come compositore cinematografico, resa fortunata anche dalla sua intuizione di dover comporre delle musiche al servizio delle immagini. Compose le musiche anche per due capolavori di Luchino Visconti, Rocco e i suoi fratelli e Il Gattopardo. Nel 1968 compose anche le musiche per il film Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli. Nel 1972 ebbe grande successo la colonna sonora del film Il Padrino di Francis Ford Coppola. Nino Rota vince l'Oscar per questo film del Padrino, parte seconda. Si permise anche qualche incursione nel mondo della televisione, come ad esempio le musiche per lo sceneggiato Il giornalino di Gian Burrasca di Lina Wertmüller, la canzone Viva la pappa col pomodoro. Come tutti, anche i grandi artisti hanno sempre qualcosa di un po' buio nella vita privata. Pensate che a Londra nel 1948 Nino Rota ebbe una breve relazione con una pianista, Magdalena Longari, da cui ebbe una figlia, Nina. Nel frattempo, ritornato Rota in Italia e avendo smesso di rispondere alle lettere di Magdalena, rimasta invece a Londra, la neomamma decise di non allevare più la piccola, che venne perciò messa sotto tutela. Nina venne così ospitata dapprima in una specie di asilo nido, poi in una casa per bambine in un piccolo villaggio e infine data in affido fino all'età di 9 anni alla famiglia Willing, che poi l'adottò e si trasferì con Nina negli Stati Uniti. La figlia Nina la ricorda così: papà era una persona profonda, spirituale, era molto legato alla famiglia e agli amici affettuosi. A volte penso che la sua vita sarebbe stata più piena se avesse conosciuto meglio me, sua figlia. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Io vi aspetto in tantissimi e come sempre, come oggi, vi mando un bacio fortissimo da me, Silvia Pagni. Ciao!